il Paese non abbia una posizione, che il governo italiano non abbia una posizione in merito. Leggiamo tweet, leggiamo interviste, ma non abbiamo la posizione ufficiale del governo italiano. Né sappiamo cosa abbia detto o fatto il governo italiano perché ai recenti vertici il governo italiano non è stato invitato. Per questa ragione noi chiediamo che il Presidente si fa per dire Renzi, visto che non è considerato tale da nessuno, né dai suoi interlocutori europei né dai suoi interlocutori internazionali, venga immediatamente in aula a riferire sulla vicenda greca. Grazie, signor Presidente. Grazie Presidente Brunetta. Il Presidente Renzi, ovviamente, la Presidenza è a conoscenza della sua lettera, prende atto e quindi di conseguenza si regolerà. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Fregolent. Prego. Presidente, anche noi, insieme al gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, siamo favorevoli ad un'informativa, sapendo, lo dico all'onorevole Brunetta, ma lo dico a me stessa per ricordare la situazione attuale. L'informativa è d'uopo perché tutti noi leggiamo i giornali e siamo preoccupati per la situazione greca. È anche vero che la situazione è talmente mobile e ogni minuto pare cambiare la situazione, che probabilmente le informative dovrebbero essere costanti e continue fino alla fine di domenica e forse da lunedì dopo l'esito del referendum. Comunque noi accogliamo la proposta del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà per un'informativa del governo. Grazie. Sì, diciamo che vi unite perché questa poi è la presidenza che diciamo, si attiva per le informative, quindi diciamo che il PD partecipa alla richiesta anch'esso. Ok, a questo punto onorevole Caparini, prego. Grazie Presidente. Volevo portare l'attenzione dell'Aula su una questione cruciale per lo sviluppo economico del Paese, per la salute della nostra economia, ovvero il sequestro di una parte del cantiere, dei cantieri di Fincantieri a Monfalcone. Questo sequestro cautela tiro è una misura del tutto sproporzionata rispetto a quelli che sono i fatti che l'hanno causata, ma soprattutto le proporzioni che questa misura ha per quanto riguarda la operatività di quei cantieri. Io ricordo che Fincantieri solo negli ultimi 5 anni ha investito 1,5 miliardi di euro in